così poi mi conosce. Allora, Enzo Mauri, qui Bilancia News. La prima domanda è un po' d'obbligo. Il bilancio di queste prime tre partite, sei contento così? Ti aspettavi qualcosa di più in termini di punti e in termini di gioco, oppure è in linea con le tue aspettative? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Potrei rispondere in due modi. La prima è che sono molto soddisfatto del lavoro che la squadra sta facendo, di come sta lavorando in campo e per come stanno arrivando tutti quanti a una condizione sia di conoscenze sia fisica importante, e quindi veramente molto molto soddisfatto. Quindi ogni giorno che passa è sempre qualcosa in più rispetto al precedente. L'altro discorso invece, l'altra risposta potrebbe essere non pienamente, perché anche se abbiamo incominciato da zero, mi aspettavo di più per il gioco espresso, anche se poi l'ultima partita ha dato sicuramente una fotografia rispetto alle precedenti due. C'è da migliorare qualche aspetto, soprattutto negli ultimi metri, nella qualità delle giocate e nella qualità, nelle scelte appunto delle giocate, per poter portare a casa una posta diversa, perché la squadra lo merita. Domenica per esempio, sabato sicuramente potevamo fare, c'è stato un momento nella partita che abbiamo dato veramente una dimostrazione di forza. Ecco, in questi casi una squadra come la nostra deve portare a casa i punti, che sono quelli che poi, guardando la classifica, anche se in questo momento è ancora presto per tutto quello che ho appena detto, quindi siamo in piena ricostruzione, stiamo dando qualcosa di nuovo, ci potrebbero essere delle attenuanti, ma attenuanti non ci sono, perché i punti sono fondamentali, si gioca per i punti, bisogna fare un passo in più per voler vincere. Questa squadra ha nelle corde anche questo, e quindi sta a me dare quel qualcosa in più ai miei giocatori. Posso aggiungere una costante che è emersa in queste tre partite, purtroppo negativa, è che gli inizi, i primi 30 minuti in tutte e tre le partite, hanno denotato una certa leggerezza, una certa mancanza forse di convinzione. Assolutamente no, io la giustificherei con una qualità tecnica non positiva. Abbiamo sbagliato tanti appoggi, soprattutto all'inizio delle partite, che hanno permesso alle squadre che abbiamo affrontato di metterci in difficoltà, quindi anche nel palleggio nella nostra metà campo abbiamo sbagliato tanto. Prendo proprio spunto nella partita di sabato, dove sicuramente la SPAL ha avuto un atteggiamento molto più coraggioso nei nostri confronti rispetto a poi al resto della partita, però noi abbiamo sbagliato tante volte nella gestione della palla quando andava in avanti, sia a centrocampo che negli attaccanti. Sicuramente c'è anche un aspetto fisico, siccome abbiamo lavorato tanto, quindi è normale che probabilmente la condizione arriva strada facendo, però credo che la risposta più giusta sia quella di sbagliare di meno, quindi non dare gratuitamente all'avversario la possibilità di metterci in difficoltà. Buongiorno. Pierino, concorrenza.org. A proposito di mancanza di qualità negli ultimi metri, purtroppo nell'ultima settimana è venuto a mancare Fabilli, sì, è stato operato. Quindi la domanda è, innanzitutto, se si sa i tempi di recupero e se lei ha chiesto alla società a questo punto un rinforzo per il reparto offensivo. No, allora io vorrei precisare, mancanza di qualità è nella scelta, quindi non vorrei far passare un discorso che ci manca la qualità davanti. Qualità davanti ne abbiamo. È chiaro che la scelta per poter fare le giocate giuste, il passaggio giusto, anche l'incisività di andare a fare gol anche individualmente con qualche dribbling, noi ci siamo arrivati, poi magari abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio o il tiro in porta. Quindi è a questo che mi riferisco.
Favilli è un giocatore importante, sui tempi di recupero preferirei che parlasse lo staff medico. È stato operato, sta bene, è venuto oggi a trovarci a Monzello. L'altra domanda, mi scusi? Se ne hai chiesto rinforzo? No, 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 siamo a posto così. Chiedo, siccome ci sono tre partite in una settimana, se hai intenzione di fare il turnover e se sì, in quale partita ritiene? No, in questo momento no, guardo volta per volta, ragiono su quello che è il presente, quindi oggi pensiamo a preparare al meglio la partita di domani, che è molto ma molto insidiosa per vari aspetti. Dopodiché penseremo al Pisa e poi alla partita successiva. Se ci sarà bisogno di poter alternare qualche ragazzo, sicuramente. Se non ce ne sarà bisogno, andiamo avanti con chi sta meglio. Ciao mister. Buongiorno. Diego Martorano del Cittadino. A proposito della partita di domani, l'alternanza, 0 punti, troppo brutto per essere vero, no? Questo magari nasconde anche qualche insidia di più. Sì, sono d'accordo, mi fa piacere che lo puntualizzi, perché la Ternana ha giocato molto ma molto bene in queste tre partite. A volte si dice così, no? Ma non è una frase fatta. Quindi la mia considerazione verso la Ternana è di grandissima attenzione, l'ho ribadito alla squadra. Basta dire che davanti a Falletti, Pettinari e Donnarumma, quindi hanno già nelle corde parecchi gol, quindi credo che tra le squadre in avanti è quella che probabilmente è una delle squadre che ha più qualità. È una squadra che sa fare le cose, credo che il campionato scorso descriva pieno il lavoro di Lucarelli, perché ha inallenato record su record, e quindi poi domani gli farò i complimenti di persona, ma glieli ribadisco qui. Quindi grandissimo lavoro. Sicuramente avranno delle difficoltà in questo momento, ma tengo a dire che è una squadra che sa quello che vuole, gioca un ottimo calcio, quindi a maggior ragione bisogna essere attenti e non farsi tradire da quello che è la posizione in classifica. Salve mister, Giorgio Musso di calciomercato.it. Buongiorno. Giuliani ieri ha detto che Brescia, Benevento e Parma sono le favorite, le concorrenti per la promozione con il Monza. Lei crede che siano queste tre squadre per cui il Monza deve stare attento, o crede che si potrebbero inserire altre compagini per la lotta? Guardi, io guardando le squadre che partecipano a questo campionato, veramente anche nelle rose che hanno a disposizione, io aggiungerei il Lecce, aggiungerei la Cremonese che abbiamo visto qui, aggiungerei il Pisa, che il Pisa non lo nomina nessuno, ma è una grandissima squadra. Ci sono tante pretendenti, adesso bisogna vedere come andrà questo inizio di campionato per poi vedere il proseguo. È chiaro che in questo momento balzano all'occhio i risultati che stanno facendo le squadre che stanno davanti. Posso fare un'ultima domanda? Certo. Se le sarebbe piaciuto avere Messias qui a Monza? Ma no, ma in questo momento credo che non sia giusto parlare di Junior, anche perché sono molto soddisfatto della rosa che ho a disposizione, ma veramente molto soddisfatto. Siamo completi in ogni reparto, ho tantissime scelte. Nelle prime partite di precampionato e soprattutto nel precampionato non voglio dimenticare, e l'ho ribadito più volte, l'assenza di Barberi, Svalotti e Mazzitelli, Ciurria e Dani Mota, che sono arrivati infortunati, quindi sfido chiunque a incominciare un lavoro senza questi giocatori a disposizione. Sicuramente sono giocatori che ci faranno fare un salto di qualità, ma sono giocatori che fanno crescere la squadra attorno, e non è un caso che con la presenza di Mazzitelli e Barberis sabato scorso la squadra è sicuramente cresciuta rispetto alle partite che avevamo disputato fin lì. Grazie. Simone Squillaci, Monza News. Buongiorno. Buongiorno. A proposito di Barberis, lei l'ha già allenato già nelle sue passate esperienze, è tornato in campo, ha dato una grande prova.
e volevo chiederle quanto è fondamentale per questa squadra una figura come la sua che equilibra i vari settori del campo. È determinante. Ricordo quando è stato presentato qua a Monza le parole del dottor Gagliani nel descrivere il ruolo di questo ragazzo. Al di là dell'aspetto tecnico, che le ribadisco che è un giocatore importante e determinante, c'è un altro aspetto. Ieri è uscita un'intervista e io mi allaccio lì. Questo ragazzo poteva smettere di giocare e rischiare anche qualcosa di più importante. Già il fatto che potesse allenarsi con noi e fare sport sarebbe stata una cosa bellissima. Pensare che questo ragazzo invece torna a giocare è qualcosa di... sembrava non vero fino a qualche settimana fa. E quindi il mio pensiero in questo momento è al ragazzo, all'uomo che fortunatamente, grazie anche ai medici, perché comunque ha trovato uno staff medico di livello, riesce a fare quello che gli piace. Invece l'altra domanda che volevo fare, posso? È su un altro ragazzo che invece è Pirola, che finora non abbiamo visto in campo. Volevo chiedere se è pronto per giocare e se possiamo vedere una di queste delle prossime due partite pre-titolari. Ma questo non lo so, sicuramente è un ragazzo a cui tengo molto, non si è presentato in ritiro al 100%, però è un ragazzo volenteroso che ha voglia, che si mette a disposizione. E come ho appena detto è uno dei giocatori, oltretutto molto giovani, che deve forse imparare più di altri, ma lo tengo molto in considerazione. E non più tardi dell'amichevole che abbiamo fatto abbiamo fatto una partita in settimana con la Primavera e gli ho fatto i complimenti perché si sta mettendo nelle condizioni di essere preso in considerazione in maniera diversa rispetto a quando è arrivato in ritiro. Buongiorno. Di tutto Monza. Per quanto riguarda l'attacco, nelle prime tre partite abbiamo visto Mota come riferimento offensivo e il pattern sempre differente. Volevo chiedere se nelle prossime partite possiamo vedere una scelta indirizzata verso un certo sistema di gioco, magari con accanto un giocatore più forte fisicamente come Dietger, o se possiamo aspettarci qualcosa di più diverso, come abbiamo visto con Vignato e Ciurino. Allora, diciamo che il mio intendimento all'inizio era quello di far giocare Dani più avanzato, però purtroppo non avendo mai lavorato con noi dava disordine a quello che volevamo in campo. Avendo avuto a disposizione Gittier ci ha dato più ordine, più equilibrio e quindi Dani può giocarci sotto come ha giocato sabato. Le caratteristiche sono per fare una e l'altra cosa. C'è un altro aspetto che diventa fondamentale: l'attenzione e l'intelligenza di fare le cose. Io penso che in quella posizione di campo può eventualmente in questo momento esaltare di più le sue caratteristiche, però non disdegno al pensiero che possa fare anche la prima punta. Buongiorno mister Alfonso Sciascia, Carta Canta. Sempre focalizzandoci su Dani Mota, al di là di questa abitudine tattica che ho appena detto, si aspettava qualcosa di più in termini realizzativi in questo inizio di stagione, considerando anche lo sforzo della società per trattenere questo giocatore che è molto importante per voi? No, se guardo la partita di sabato è quello che dovrebbe fare, si è presentato due o tre volte davanti al portiere, ha creato scompiglio, ha creato anche superiorità numeriche. È chiaro che non bastano due o tre volte a partita, ma deve trovare nella sua qualità una costanza di rendimento dentro la partita. A me piace che sia collante tra centrocampo e attacco, ha, e mi ripeto, le caratteristiche per poterlo fare. Purtroppo, come dicevo prima, quando è arrivato con uno strappo dall'europeo che non ci ha permesso di addestrarlo, di farlo lavorare in modo migliore rispetto a quello che sta facendo in questo ruolo. Avrebbe potuto farlo magari in maniera migliore, essendo l'unico punto di riferimento davanti, ma poi c'è un'esigenza che è quella della squadra, quella di assemblarla, quella di dare prima di tutto l'identità a avere un equilibrio e un'impronta sul campo determinante. Quindi è questo che
in un certo senso ho cercato di fare, quindi mettendogli un riferimento che è Ghicchier e facendolo giocare sotto. Poi se posso chiedere anche, fare una domanda su Colpani, che in questo avvio di stagione è una certezza del centrocampo appunto del Monza, era il pupillo della precedente gestione tecnica. Quanto margine di miglioramento ha questo giocatore? Io non so dove può arrivare, perché comunque ha tutto. Ha capacità aerobiche, a tiro, a spunto individuale. Se vogliamo, si sta mettendo nelle condizioni di poter giocare molto bene in quel ruolo. Sbaglia tanto. In questo momento l'unica cosa che gli posso imputare è questa gestione della palla, che delle volte è, io a lui dico che è da settore giovanile, deve fare uno step in più. Ciò non toglie che sia sicuramente un giocatore importante. Mister Adriano Ancona, Corriere dello Sport, buongiorno. Buongiorno. Le chiedo quando vedremo il vero Monza di Stroppa, allegato a un dato che già depone a vostro favore, cioè la miglior difesa del campionato, anche se siamo all'inizio. Ma a me sinceramente diventa difficile fare dare una risposta in questo senso. Io dico che sono felicissimo, sono contento, sono soddisfatto e mi auguro che voi lo percepiate nel modo in cui lavora la squadra. In questo momento il lavoro è fondamentale, quindi se io non vedessi i progressi durante la settimana, durante il quotidiano, sarei qua anche a farmi delle domande e non avere questo atteggiamento, se volete, anche positivo. Per crescere delle volte servono anche delle vittorie, perché si cresce più in fretta, però c'è sicuramente un dato che è fondamentale, questo atteggiamento di squadra nel volere fare le cose. Questo mi riferisco nelle transizioni negative, quando perdiamo palla, quando dobbiamo recuperare. Sono sicuramente dati, sono sicuramente aspetti che mi danno fiducia. È chiaro che la squadra arriverà sicuramente a un certo livello, ma mai mi sentirete dire finalmente ci siamo arrivati. Perché è nell'indole probabilmente dell'allenatore, non soltanto di Giovanni Stroppa, cercare di migliorarla sempre questa idea. C'è sempre da fare qualcosa, c'è sempre da aggiungere qualcosa. Quello che abbiamo fatto in parte domenica sicuramente si avvicina a quello che abbiamo tutti in testa. Ci sono delle caratteristiche importanti, bisogna metterle insieme. Non è semplice, perché poi ci sono gli avversari, ci sono le partite, ci sono i punti in palio, ci sono delle attenuanti, permettetemelo di ridirlo, perché comunque lavorare senza giocatori in ritiro, quelli più importanti, non ci hanno fatto crescere come avremmo potuto. Andiamo avanti e cercheremo assolutamente di poter vincere, più partite possibili. Sicuramente arriverà poi l'altro aspetto, che è quello di un'identità forte, di dominio sul campo, che è quello che vorremmo tutti. Sì, le chiedo anche perché l'anno scorso lei non c'era, ma la differenza è che ha dovuto attendere la squadra 6 partite per vincerne una, invece adesso già ne avete vinta una, quindi anche, come diceva lei, una carica mentale in più, un qualcosa, un valore che... Sì, io guardi, non voglio fare differenza, perché non c'ero, quindi non assolutamente, anzi, se posso dire, il Monza è arrivato terzo, quindi cioè un risultato veramente straordinario. Io mi tengo il quotidiano, in questo momento mi tengo il quotidiano, preparando al meglio le partite e se la squadra cresce così, sono assolutamente soddisfatto. Mister Marco Est, Este News. Volevo chiederle se per caso ha avuto modo di sentire questi giorni il patron Berlusconi, se è soddisfatto anche di questo inizio di stagione. Beh sì, diciamo che settimanalmente, prima e dopo la partita, mi chiama, è presente, a volte ci sono delle critiche, a volte ci sono dei complimenti, quindi è molto presente, questo mi fa molto piacere. Grazie. Domanda da parte del direttore di Monza News,
Stefano Peduzzi che le chiede se c'è una possibilità in futuro di vedere il Monza con una difesa 4, quindi magari più offensivo, e se Carlos Augusto e Pedro Pereira possono fare i terzini in questo modo. No, io credo che probabilmente non vede le partite il direttore. Perché al di là dei sistemi di gioco bisogna vedere qual è l'impronta della squadra, quindi mi sembra che questa squadra, pur giocando a 3 o volendo anche cambiando, ma non cambierebbe la volontà di fare il calcio che fa, quindi mi sembra che questa squadra sia molto propensa a essere offensiva. Grazie.